E sempre la politica, alle europee di domenica si presenta anche il Partito Pirata, una forza politica al debutto in Italia ma non in Europa, dove è presente in diversi paesi. I pilastri del programma sono l'accesso alla conoscenza anche per chi non ha sufficienti mezzi economici, attenzione all'ambiente e all'agricoltura, trasparenza, rispetto della privacy e riforma del copyright in modo che remuneri adeguatamente gli autori e non le grandi corporation. In primo piano, insomma, i diritti civili. Sentiamo due rappresentanti del Partito Pirata, la calabrese Rosaria Talarico e Alessandro Ciofini. Il Partito Pirata ha un nome che fa paura, ma un programma molto interessante. È condiviso in 11 nazioni europee, l'unico partito ad avere un programma comune. Cercateci su internet, siamo tutti non professionisti della politica, ma professionisti nelle nostre vite. Puntiamo a una riforma del copyright per rendere la conoscenza libera per tutti, anche per chi non se la può permettere. In Europa c'è bisogno di politica, di cominciare a fare politica. L'Europa è un gigante economico e un nano politico. E i pirati, tutti i pirati in Europa, vogliono riformare la politica, vogliono rendere i cittadini veramente protagonisti di questa istituzione.